È finita, sono spacciato. Cioè, Sofia appena vedrà quello che ho combinato nella sua macchina, mi ucciderà. Kira! Io sono Kira! Kira è super incuriosita dalla videocamera. Guarda come se fosse un alieno. Cos'è questo? Una navicella spaziale. Mi mancava? Mancava tantissimo anche a noi. Finalmente è qui con noi. Ed è minuscola. Rispetto a Ray che è così, Kira è così. Ah, sogno! Bravim, brava! Ciao a tutti! E lei su me, e benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Non abbiamo più un nuovo video al giorno per raccontarvi la nostra folle vita. Come avrete intuito, oggi non siamo a casa né mia né di lui, ma siamo da mia nonna. Nonna. Questa casa per me è davvero molto importante, perché qui ho vissuto tutta la mia infanzia. Anche in questo dondolo. Io sono. Cos'è questo rumore? Aspetta, Kira. Impazzita. Siccome lei pensa di essere un'umana, siccome io sono qui sul dondolo, anche lei deve stare seduta sulla sua poltrona. È stata bellissima la reazione. Replay. Giuro che non sono pazza. Come ben sapete, nel nostro nuovo album delle card, a un certo punto ci siamo noi in versione bodyguard. Questo perché ci preoccupiamo della vostra sicurezza e vogliamo tanto che voi possiate navigare tranquilli e spensierati, ma soprattutto che i vostri genitori siano sereni. Così vi parliamo della nuova offerta di Vodafone Shake Remix Unlimited Junior, fatta apposta per voi. Nell'offerta è inclusa anche un'app che vi offre la massima sicurezza. Quest'app è molto importante e serve per ricevere un alert se siete in pericolo o se ricevete parole offensive sui social. Serve per sapere sempre dove siete grazie alla geolocalizzazione. E ultimo ma non meno importante, serve per conoscere il livello della vostra batteria e mandare un allert anche qui se la batteria scende sotto il 10%. Pensiamo che questa offerta di Vodafone sia davvero molto utile, come dicevamo, sia per voi che per i vostri genitori, e vi invitiamo davvero a correre in un Vodafone Store per attivarla. Anche perché, come abbiamo detto su Instagram, se la attiverete in un Vodafone Store riceverete subito in omaggio il nostro album delle card e ben 5 pacchetti. A noi all'inizio sembrava molto strano questa cosa, eravamo un po' scettici, infatti abbiamo detto: sì, vabbè, un album e 5 pacchetti di figurine in un Vodafone Store. Abbiamo detto: ma non è possibile che le card di Sofì Carciofino e Luis Credin possano essere in un Vodafone Store. Così abbiamo deciso fisicamente di andarci e vedere con i nostri occhi se c'era l'album e 5 pacchetti di figurine. Ovviamente abbiamo vloggato tutto e quindi vai ai Sofì e Luis del passato. Teletrasporto! Questa transizione non deve più esistere. Comunque, noi ci siamo. Vodafone Store. Entriamo. Stiamo per scoprire se davvero c'è il nostro album qui dentro. Aspetta, aspetta, so, piano. E mi raccomando, non mi fare fare figure. Ok, ma aspetta, aspetta, posso bloccare? Puoi bloccare, credo, non lo so. Cosa mai ci cacciano? Okay. Salve, salve. Salve. Allora, noi abbiamo saputo una cosa molto strana e quindi volevamo capire se effettivamente è così. Se si attiva questa offerta, Shake Remix Unlimited Junior. Sì, è vero che in omaggio ci sarà l'album delle card di Me Contro Te e 5 pacchetti? Guarda, ho proprio qua l'album da far vedere. Questo, con le figurine. Queste qui. Cioè, quindi è vero, se io l'attivo tu subito mi dai questi. Esatto. Ok, allora ne attivo 10. 10 per me, 10 per lui e 20 album, grazie. Sei gentilissima. No, per caso una certa somiglianza, eh? Ora che me lo fai notare, forse. Forse mi viene il dubbio. Siete voi? Sì, sì, siamo noi. Ok, lui, però adesso per ritornare del presente ci penso io. Cosa vuoi fare? No. Quindi Team Trote e genitori del Team Trote, cosa aspettate? Correte in un Vodafone Store e attivate subito l'offerta più sicura che c'è in circolo, Shake Remix Unlimited Junior. Adesso però mi metto qua bella comoda e mi rilasso. Questa amaca l'adoro. Sofia? Sì? Per favore me la sposti la macchina, è messa male. Perché è messa male? L'ho parcheggiata benissimo. No, è messa davanti al cancello e non si può entrare. Ma io veramente ricordo di averla parcheggiata benissimo, ci sono stato un'ora a fare quel parcheggio incredibile. Comunque, mi spiace, ma io sono in versione relax. Mi annoia troppo alzarmi. Mi spiace, nonnina, ma non la sposterò mai. So, ti dicevo che lì non potevi posteggiare. È davanti il cancello, hai bloccato il passaggio. Sì, sì, sì. Ma la sposterei tu se ci tieni così tanto? Schiavetto. Lo schiavetto. Vuoi che mia nonna e i miei parenti pensino che sei proprio un bravo fidanzato? Allora va a spostare, altrimenti dirò a tutti che non sei per niente un gentiluomo. Questa è una minaccia. Chiamala come vuoi, non me ne importa un fico secco.
Ok, va bene, Carciofen. La vado a spostare. Hai capito tutto? Guardate lì, non ci posso credere, ma come l'ha posteggiata? Non imparerà mai a guidare. Ok, come funziona qui? Fatto. Ma fermi tutti. Oh, la macchina di Sofia e le sue chiavi. E avevo le sue chiavi. Forse questa è la volta buona che mi posso vendicare con lei per tutte le volte che mi ha chiamato schiavo, schiavetto, cretin. Posso fare quello che voglio. Ma cosa fare? Qualcosa che la farebbe arrabbiare tantissimo? Two hours later. Ci sono! Guardate cosa ho qui nel mio zaino. Pennarelli. Secondo voi come la prenderebbe Sophie se scrivessi con i pennarelli sulla sua macchina nuova? Oh mamma mia, questo piano è più che malefico. La farà impazzire, la farà arrabbiare. Mi odierà tantissimo. E sarà super divertente. Ok, proviamo. Vediamo se scrive. Scrive come? E non si cancella. No, cavolo. Cosa ho fatto? Cavolo, ragazzi. Ragazzi, ho scritto sulla carrozzeria della macchina. Non si toglie. Non si toglie veramente. Oh mamma mia, mi ucciderà tantissimo. Io le volevo solamente fare uno scherzo per ridere, per scherzare. Credevo si cancellasse dopo. Invece no, rimane lì il pennarello. Come posso fare per farmi perdonare? Idea, se le scrivessi qualcosa di sdolcinato. Una frase d'amore. Non mi potrà odiare. Sono stato romantico. Bravo lui, tu hai sempre delle ottime idee. Ok, allora scriviamo. Ciao, Sophie. Non è come pensi. Questo messaggio non è uno scherzo, ma una lettera d'amore, perché io ti amo tantissimo. Sei un cuoricino qui e un fiorellino qui. Ok, e voilà, così non mi potrà odiare, non ci potrà arrabbiare. Che ho fatto? Che ho fatto? Ho distrutto la macchina di Sophie. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Prendi questo pennarello. No, 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 no. Cancella, cancella, cancella tutto. No, no, no. Cancella questo fiore. No, 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 no. È finito. Sono spacciato. Sofia appena vedrà quello che ho combinato nella sua macchina mi ucciderà. Dobbiamo pensare a un piano B. E compro un'altra macchina. No, non è possibile. Scappo. Vero, scappo in Messico. Tanto so parlare lo spagnolo. Io sono il Paolo Luis. Credi? No. Che faccio, che faccio, che faccio? Ma che fai qui tu? Niente, niente. Non sto facendo niente. Ma poi perché sei seduto sul sedile passeggero? Niente, non ti preoccupare. Non sto facendo niente. Andiamo di là, dai. Dai, Sofì, torna dentro. Ma quale torna dentro? Adesso prendo la borsa e dobbiamo uscire. Devo andare a prendere mia sorella. Con la macchina? Come, a piedi? Ok. Io ci sono nella cacca. È finita. Mi ucciderà. Cavolo, è finita. La macchina è distrutta, ragazzi. È distrutta la macchina. Pensa, pensa, pensa lui, pensa. Scusa, Sofì, non l'ho fatto apposta. Ma cosa non l'ho fatto apposta? Ho scritto col pennarello nella sua macchina nuova. Non ha neanche una settimana la macchina. È finita. Ragazzi, è stato bello. È stato un piacere far parte dei me contro te. Ti ho voluto davvero tantissimo bene. Questo potrebbe essere il mio ultimo video. Se non mi vedrete più nel canale, sapete perché. Arrivando. Sì, sì, il tempo della strada. Aspetta, 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 non entrare, non entrare. Sì, sì, sono da nonna. Proprio due minuti e sono aspetta, da te. Aspetta, sì, sì, ok, sì, sì. Ciao, arrivo, tranquilla, tranquilla. Ciao, bacio. Dai, lui, siamo super in ritardo. No, 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 aspetta, 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 non entrare, non entrare. È successa una cosa alla tua macchina? Non è successo niente. Un piccolissimo incidente. Non mi dire che l'hai sbattuta o l'hai graffiata, lui. L'hai graffiata, dimmi dove. No, 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 non ha nessun lui, graffio. Dimmi, veramente, la macchina è nuova. Dove l'hai graffiata? No, non l'ho graffiata, non è successo niente. Piccolina cuccioletta, quanto sei bella. Sei proprio lucida, rossa, al punto giusto. Basta, lui, mi hai stufata, la mia macchinina è perfetta. No, 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 non entrare, non entrare, non entrare. Non entrare, non entrare. Lui, cosa c'è che non va? Niente. Boh, sarà. Se ne è accorta. Non se ne è accorta. Che ci fanno questi pennarelli qua? Pennarelli? Quali pennarelli? No, niente, non lo so. Vabbè, buttali là dietro. No, aspetta, rischi di rovinare la carrozzeria. Lui, mi hai fatto perdere uno. Ora dov'è? Ma sei pazzo, lui? Pensa se fuoriuscisse una piccola gocciolina di pennarello e andasse a colpire la mia carissima macchinina rossina. Non te lo perdonerei mai. No, infatti. Pensa proprio a una macchietta piccola piccola. Sofì? Sofì, che succede? Cosa hai visto? Sofì, non è come pensi. Non è come credi. Sofì, non è come pensi. Si è scritto pure. Non è uno scherzo, ma una lettera d'amore, perché io ti amo tantissimo.
Sì. Scusami. Veramente, ti chiedo scusa, non è stata colpa mia. Mi è sfuggita di mano la situazione, non l'ho fatta apposta, non volevo scrivere questo papiro. Dimmi che si toglie. No, non si toglie, già l'ho provato. Mamma mia, mi ucciderà. Dove fa? Che fa? L'ho davvero combinata grossa. Questo scherzo è davvero andato oltre. Eccola, è tornata. Scusami, facciamo pace. Lui, togli questo dito. Aia, pezzo. Dimmi che si toglie. Non si toglie niente. No, non si toglie. È proprio pennarello indelebile. Raccontaci, quali sono le tue sensazioni, il tuo stato d'animo in questo momento? Lui? Perché l'hai fatto? Sofì? Non l'ho fatto apposta, dico vero! Sono sincero! Volevo solamente farti una scrittina qui, un segnetto! Con un pennarello che poi si toglieva! Così poi vedevi il segnetto e se ridevamo era uno scherzo e finiva lì! Invece era pennarello indelebile! Allora per togliere questo ho scritto questo, però poi ho rovinato tutti i segni! Lui, io non so cosa fare, cioè ti ammazzo! No! Calma, respira! Non vedo altra alternativa! L'altra alternativa è che ci dimentichiamo tutto! È nuova questa macchina, l'ho da pochissimi giorni, fa ancora profumo di bontà. E lui mi ha rovinato la macchina, cioè ha anche un poco odore di vernice adesso, però calma. Ti prometto che ti sistemerò tutto, non si vedrà più niente, neanche un segnetto. Lui, è impossibile, devo cambiare la macchina per fare questo, lo capisci o no? Io, per una volta che avevo un mezzo di trasporto che mi piaceva, stavo iniziando a guidare, ero una persona felice, vi ricordate? Guidavo spensierata, flashback. Guidare non mi era mai piaciuto, mi faceva schifo. Grazie a questa macchina stavo riscoprendo l'amore per la guida, semplicissimo. E tu cosa fai? Prendi uno stupido pennarello e me lo colori. Scusami, allora se proprio la dobbiamo dire tutta. Si è sporcato di pennarello anche qui dietro. Dove? Scherzetto. Karchov, non ti posso vedere così. Io ti prometto, qui davanti a tutto il team Trot, che sistemerò la tua macchina e tornerà come nuova. Costi che questo significherà ricomprare un'altra rossina. Sì, costi quel che costi. Per il mio amore, per il tuo amore. Non stai facendo niente di così strano, nel senso chi rompe paga, e questa è la regola. Cioè, perché poi parliamo, adesso che sono più a mente serena. Prendi la videocamera. Cosa sono questi cosi qua? A quel punto, una volta che ho rovinato tutto, volevo abbellire la macchina, ho fatto un cuore e un fiore. Scusa. Abbellire? Hai pochissimo tempo, la mia macchina deve tornare come nuova. Promesso! Ma comunque passiamo a salutare una trota elite alla quale dedichiamo il video di oggi, ovvero Steffi Mazzei. Ciao, ti mandiamo un bacione. E noi ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani. Lui, tu sei una persona strana.